Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Quella di stasera è una puntata davvero speciale perché parleremo del 25 premio Paolo Borsellino. Come facciamo eh, d'abitudine ormai da qualche anno, abbiamo già trasmesso questa mattina eh, la cerimonia di premiazione che si è svolta a Pescara presso l'auditorium eh, Flaiano con tanti protagonisti eh, della lotta alla criminalità e della, eh, legali, testimoni della legalità. Eh, il premio Borsellino non è però soltanto eh, un momento di un giorno, il premio Borsellino è almeno una settimana di incontri nelle scuole e tutte le scuole eh, d'Abruzzo si sono, di si sono anim animate di voci della legalità, con eh, protagonisti che sono stati a confronto con i ragazzi. E, mh, il premio Borsellino è naturalmente anche tutto l'anno perché ci sono molte manifestazioni che si svolgono eh, in presenza, da remoto, sempre più in presenza per fortuna. Il premio Borsellino è una delle ehm, realtà più prestigiose della nostra regione, quelle che rendono onore alla memoria di questo straordinario personaggio e di Giovanni Falcone, eh, ma soprattutto eh, rendono una testimonianza quotidiana eh, di lotta alla criminalità e di ehm, educazione alla legalità. E, noi anche quest'anno eh, abbiamo come compagno di viaggio nel presentare i prestigiosi ospiti che ci onorano davvero questa sera eh, delle loro testimonianze il eh, nostro eh, carissimo eh, Graziano Fabrizi. Che oltre a essere insomma, parte integrante del premio, anche eh, colui che presenta la cerimonia eh, della premiazione, è soprattutto un insegnante e, e si è avvicinato al premio Bersellino proprio in questa, in questa veste, grazie a Leonodari lo ha coinvolto eh, che ha eh, retto un po' le fila dell'organizzazione di molti incontri nelle scuole pensate noi stiamo registrando il giorno precedente la premiazione in questo momento Graziano sono in corso circa eh, 5 o 6 iniziative contemporaneamente in tutta questa giornata con tanti eh, protagonisti a confronto con i ragazzi noi abbiamo tre straordinari premiati del Borsellino 25 edizione li ringraziamo per la loro presenza di nuovo e sono Maria Grazia Mazzola collega giornalista della RAI. Buonasera. Buonasera. Don Aniello Manganiello, sacerdote, ormai un punto di riferimento del premio Borsellino tutti gli anni è qui con noi, grazie. Grazie a voi, buonasera. E Angelo Pellegrini, generale dei Carabinieri, collaboratore di Giovanni Falcone che ha presentato ai ragazzi anche il suo libro ehm, importante sulle testimonianze di eh, anni di lotta a Cosa Nostra. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie a lei. Allora, Graziano, io ho fatto una brevissima introduzione ma devi dirci soprattutto tu che cos'è il premio Borsellino, che cosa si respira durante questa settimana. Settimana. Il premio Borsellino rinnova con la cerimonia che ogni anno premia le persone che si sono distinte, ciascuna per il proprio segmento, nel, nel fare il proprio dovere, ormai da 25 edizioni, da 29 anni di attività. Il premio Borsellino è il fresco profumo di libertà. Eh, che si genera ogni qualvolta le preziose testimonianze dei nostri amici del Premio, dei testimoni di legalità, incontrano le giovani generazioni. Eh, poco fa hai ben citato che in questo momento ci sono, eh, nella giornata piena di oggi, più di sei incontri. Eh, beh, il Premio cerca di preparare, intensifica le proprie attività una settimana, 15 giorni prima, con tantissimi appuntamenti, arrivando in città a Pescara, eh, precisamente eh, anche manifestando la sua presenza attraverso il monumento eh, del, del sorriso, che è questa eh, come dire, scultura della pietra della maiella che, che arriva come un presidio no? di, di legalità nelle scuole, che, che viaggia e si sposta. Bene, quindi il premio Borsellino fa questo, pone le fantastiche, le preziosissime testimonianze eh, a dispetto di una nuova cultura della legalità. E appunto hanno vissuto questa esperienza eh, da protagonisti nel confronto con i ragazzi, i nostri tre ospiti. Allora chiedo subito inizialmente che cosa hanno provato come feedback di questa eh, importante eh, esperienza. Per chi l'ha già vissuta, come Don Aniello, anche per chi insomma, non conosceva eh, più da vicino che cos'è il premio Borsellino e che senso ha oggi raccontare le proprie storie, ma discutere in generale con questa generazione. Lo chiedo a Maria Grazia Mazzola, l'unica insieme a. Graziano che è anche un po' giornalista, a cui darò del tuo professionale da collega. Eh, ecco, eh, che cosa hai vissuto in questi giorni? Eh, che cosa soprattutto ti hanno dato loro più che eh, sei riuscita a dare tu a questi ragazzi, a questa generazione di cui tanto parliamo ma di cui conosciamo poco? Una profonda emozione eh, perché ho conosciuto Paolo Borsellino direttamente, io ho 30 anni di storia professionale. E tutto l'impegno del magistrato Paolo Borsellino è sempre stato diretto e rivolto alle nuove generazioni, ai ragazzi, agli studenti. E tutte le volte che questo magistrato poteva, ecco, incontrava i ragazzi nelle scuole. Questo è il buon esempio perché la lotta alla mafia si fa fondamentalmente all'interno delle classi sensibilizzando i ragazzi e portando programmi educativi. Eh, io ho conosciuto Paolo Borsellino, è stato eh, colui che negli anni Ottanta mi diede il mio primo scoop, è una profonda emozione per me perché la sua immagine è scolpita eh, dentro di me come giornalista, come cronista, come cittadina, mi ehm, trasferì una grossa notizia ed era quello che i, i clan a Palermo negli anni Ottanta stavano in realtà producendo una droga sintetica in laboratorio. Sì. E fu così che io, giovane cronista, collaboratrice del giornale Lora, ma anche della sede regionale di Palermo, eh, scrissi questa notizia in preda ecco, a una profonda emozione, diventò il titolo di prima pagina del giornale Lora. L'esempio di questo grande magistrato, della sua famiglia, di sua moglie, che io ho intervistato, eh, è profondo perché era non solo un grande magistrato, chiamava la legalità, ma era un educatore. Una persona profondamente umana. Questo è un grande cristiano. E un, altro, un altro flash che io ho presente è l'incontro con il giudice Antonino Caponnetto, eh, il quale io lo intervistai durante il corteo funebre di Giovanni Falcone, e in quell'intervista profondamente umana. Di un uomo, di un magistrato profondamente dilaniato per la perdita di Giovanni Falcone e per quello che era accaduto durante la strage di Capaci, ecco lui trasferì la sua grande preoccupazione per l'incolumità di Paolo Borsellino. Tutto questo è storia e memoria, sono fatti vivi, veri, che non possono essere dimenticati, e io dico che il compito del cronista è quello di essere un testimone fedele di quello che vive e di quello che vede. Guai a manipolare la verità, guai a tacerla, guai a non trasferirla al servizio del cittadino, che è il primo dovere di un giornalista. Ed è eh, sicuramente un'esperienza eh, che è rimasta eh, nella vita di eh, Maria Grazia Mazzola. Ricordiamo che è stata anche la prima a intervistare i tre eh, agenti che eh, sopravvissero alla strage di Capaci in ospedale. Poi eh, ha collaborato con Michele Santoro per Samar Ghiacante. Insomma, ha seguito eh, le storie di criminalità appunto sempre con la schiena dritta, come fanno i veri giornalisti. Don Aniello Manganiello è, eh, dicevo, un po' la memoria storica del premio Borsellino, un amico di lunga data e, mm, a lui voglio chiedere anche in questo caso un giudizio eh, non soltanto su quello che si è comunicato con i giovani, ma quello che questa generazione di ragazzi sta comunicando, una generazione che ha vissuto anche una grande difficoltà negli ultimi anni, che è rimasta sempre più isolata in se stessa, in, in una... In un mondo social che bisogna capire fin quanto può eh, essere una dimensione sociale. Ecco, questi ragazzi che cosa le hanno lasciato dentro, eh, Don Aniello, nei discorsi che vi siete fatti a scuola in questi giorni, con i, con i toni da amici? Stamane incontrando i ragazzi del, eh, del Pescara 4, e, eh, una terza media. Quindi un istituto comprensivo, no, un istituto non una comprensivo, superiore. Sì, un istituto comprensivo. Eh, e ragazzi di terza media e sono rimasto in genere io inizio con un intervento magari facendo riferimento alla mia esperienza di parroco e di sacerdote impegnato nel territorio di Scampia e inizio così l'incontro con loro, spaziando sui temi della criminalità organizzata, sui temi della legalità, dell'importanza della legalità. Dell Dell'affermazione che l'illegalità è solamente un boomerang no? per, per i nostri territori, ma anche per loro stessi, perché rischiano di, di perdere, di perdere eh, l'orientamento, quello giusto nella loro vita. Ma è stato interessante oggi perché, ed è in genere quando avviene questo, l'incontro con le, le scolaresche, con i ragazzi, diventa molto più interessante. E la mia convinzione e che rimanga tantissimo di quello che poi si dice ci comunichiamo, no? le domande. Quindi loro sono stati accompagnati da, da, dall'insegnante, dalla professoressa, a, attraverso la lettura del mio libro, a, a preparare delle domande. Quindi è eh, interessantissima la domanda del ragazzo che mi dice ma è vero che i camorristi li hanno affidato i, i loro figli? E dico sì, in maniera che mi ha lasciato positivamente basito questo, perché mentre c'erano dei, dei clan come il clan dello russo che continuamente mi minacciava, eh, e, e di persona, ma anche attraverso eh, persone vicine a me, no? perché lì ovviamente in un contesto come il nostro non ti puoi rifiutare di comunicare qualche cosa che il camorista o le figure apicali vogliono comunicare. Cioè, ma eh, le hanno affidato. Quindi il ragazzo, facendomi questa domanda, eh, vedeva in, in qualche modo contraddittorio la camorra che ti minaccia, no? la camorra che eh, ha scelto l'illegalità, ha scelto eh, il crimine eh, per, per fare ricavi, no? come com è possibile che, che possa affidarti i suoi figli? È una contraddizione. No? E in effetti è stato così, perché mentre alcuni clan mi minacciavano... Altri che erano nel carcere di Segondigliano mi invitavano a prendere i ragazzi in oratorio, perché in effetti questo è presente, cioè la sensazione, che poi bisogna risvegliarla nel camorrista, la sensazione di essere nel, nell'errore e di aver scelto una vita che non ha, che non ha un, 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 un epilogo fortunato, o il carcere o una botta alla testa. E, e chiedere a, me, chiedere a me di prendermi i ragazzi in oratorio perché non, vo non vogliono che i figli facciano la stessa fine è un messaggio molto forte, molto certo. importante, che io ho cercato poi di realizzare in tanti modi e abbiamo avuto anche dei grandi risultati. Ovviamente, devi avere degli animatori, degli allenatori che, che sposino queste sfide, altrimenti, non, da, pre, da solo non, non vado da nessuna parte. E, e, poi tante altre domande, ma mi fermo qui a questa per dire che cosa? Che gli irrecuperabili non esistono. Il camorrista in carcere che mi chiede un aiuto, un sostegno, eh, di essere complice nel, nel, nel tentativo di educare il figlio, eh, afferma questa, fa questa que, affer affermazione di una grande verità: che anche il più delinquente può approdare ad una condizione di libertà. Sì, Angelo Pellegrini, eh, generale dell'arma carabinieri, dicevamo, comandante della sezione antimafia di Palermo dal 81 all'85, stretto collaboratore eh, di Giovanni Falcone, eh, ha presentato a sua il suo libro eh, che racconta proprio quegli anni e che racconta anche eh, come eh, si sia eh, forse persa una grande occasione per vincere davvero la guerra. Eh, contro Cosa Nostra, eh, ma soprattutto, poi di questo parleremo. Ma soprattutto, ecco, chiedo, a lui, chiedo anche a lui un'impressione un empatica su questa platea giovanile che ha incontrato in questi giorni. Cioè, sono passati tanti anni, sono vicende rispetto alle quali eh, in molti di loro non erano ancora nati, eh, in gran parte di loro, eh, però, hanno insomma, vissuto anche delle ricostruzioni eh, da fiction eh, di queste vicende. Insomma. Falcone e Borsellino sono davvero dei miti eh, lontani o sono dei miti che riescono a vivere nelle loro azioni, nelle loro, eh, nei loro, nelle loro attività, in tutto quello che hanno lasciato alle generazioni successive. Ecco, si riesce a saldare questo legame con i più giovani. Sì, io riesco ad avere uno stretto contatto con i giovani. Se noi pensiamo che. I giovani che incontriamo, anche delle scuole superiori, non erano nati. Se noi pensiamo che allora nascevano coloro che ora hanno 30 anni, quindi le nuove, le nuove generazioni non hanno vissuto quella storia drammatica della guerra che era scoppiata a Palermo e degli omicidi cosiddetti eccellenti. Non hanno vissuto che il fatto che a Palermo succedevano i procuratori della Repubblica, succedevano i funzionari di polizia, succedevano gli ufficiali dei carabinieri, succedevano le persone anche innocenti solo perché si trovavano nel punto sbagliato al momento sbagliato. Questi ragazzi non possono immaginare e devo dire che è importantissimo invece raccontare loro la storia. Se noi vogliamo costruire un palazzo dobbiamo avere le fondamenta e le fondamenta sono anche quelle. E la lotta alla mafia è iniziata allora perché fino a quegli anni la mafia non esisteva. Quando sono arrivato a Palermo nel 1981 si negava l'esistenza di una struttura mafiosa come quella che è stata scoperta dieci anni dopo, che ha avuto una sentenza definitiva con il maxi processo. Si diceva: sì, esistono i mafiosi, ho sempre esistiti, sono 150 anni che nella Sicilia ci sono i mafiosi, ma non esiste una struttura mafiosa, non esiste un'organizzazione mafiosa che domina tutta la Sicilia. E questo è importante raccontare ai ragazzi che cos'è veramente la mafia. Ora la mafia si nasconde, ora la mafia eh, non spara, ora la mafia è quella che fornisce anche il denaro, offre il denaro a chi si trova in difficoltà. Ma la mafia vera è quella di quegli anni. La mafia vera è quella che ha ucciso Falcone e Borsellino, quella che ha attentato ai beni culturali dello Stato. Colpire lo Stato nei beni culturali vuol dire colpire il cuore dello Stato, distruggere i beni culturali vuol dire dare un colpo micidiale ed una mafia che si riteneva più forte dello Stato. E allora bisogna dire ai ragazzi perché questa mafia si riteneva più forte. Perché la mafia era collusa con alcuni elementi. E elementi dello Stato. La mafia ha trovato i suoi sbocchi e quindi bisogna dire ai ragazzi che bisogna evitare qualsiasi contatto, bisogna dire ai ragazzi che seguendo le orme di Falcone e di Borsellino bisogna essere intanto coraggiosi nell'affrontare le difficoltà, ma soprattutto essere liberi. Se si è liberi si può combattere, se si è liberi si può dire di no, se non si è liberi non si combatte e per forza bisogna dire di sì perché quando si va a bussare alle porte del mafioso e il mafioso viene a chiedere la restituzione del favore non si può dire di no. E allora si dice ragazzi, vedete che quando la mafia aveva trovato lo sbocco per, in, per investire il denaro, il denaro che proveniva dal traffico di stupefacenti, poi è andata a bussare a quelle porte per certo. bloccare il maxi processo. Ma il processo non si è bloccato e questa gente è stata uccisa. Quindi evitate qualsiasi contatto, evitate qualsiasi contatto e cercate di essere soprattutto persone libere, perché solo le persone libere possono combattere la mafia e il malaffare in genere. Grazie, grazie generale. Noi ci fermiamo per qualche istante e tra poco torneremo con la seconda parte del nostro incontro. Linea alla regia. Siamo tornati in studio con gli ospiti vincitori del 25esimo premio Paolo Borsellino, torniamo eh, da Maria Grazia Mazzola, giornalista Rai, eh, con la quale, insomma, traendo spunto dall'episodio... Eh... Vergognoso di cui è stata vittima, ricordiamo è stata condannata di recente a un anno e quattro mesi di reclusioni. Monica Allaera, moglie di un boss barese eh, Lorenzo Caldarola che eh, è stata appunto condannata per aver minacciato di morte e aggredito fisicamente. Eh, Maria Grazia il 9 febbraio del 2018. Maria Grazia poi eh, ci ricorderà appunto questo, questo episodio anche il processo e la solidarietà che ha avuto da tanti colleghi ecco con lei volevo fare un discorso relativo al fatto eh, proprio che l'esposizione dei giornalisti in questa fase è diventato un tema è diventato un tema tant'è vero che il premio Nobel è stato assegnato a nostri due colleghi il Nobel per la pace il, eh, il tema è anche eh, tutto, tutto attuale Rispetto, per esempio, alle manifestazioni Novax, in cui i giornalisti diventano vittime di chi eh, pratica violenza, mh, ritenendo che l'informazione sia un bene eh, che possa in qualche modo oscillare rispetto alle, eh, tendenze, alle tendenze del momento. Eh, Parlavamo prima di schiena dritta. Ecco, che cosa significa in questo momento aggredire i giornalisti? Che qualità ha una società che aggredisce e prende di mira eh, i colleghi che fanno il loro mestiere, Maria Grazia? Allora, intanto voglio precisare che la boss che mi ha aggredito, Monica Laera, è una boss, è proprio una mafiosa condannata in Cassazione definitiva ed è un esponente del clan eh, Strisciuglio eh, Caldarola. È una famiglia di mafia importante di Bari e io stavo per strada a porre domande sul figlio in ascesa, un giovanissimo, eh, che ovviamente mh, ha cercato e, e ha concluso mh, positivamente dal punto di vista della carriera eh, criminale un percorso che ha coinvolto troppi giovani del quartiere, armandoli facendoli spacciare e questo io stavo denunciando. Ho avuto ragione perché dopo alcuni anni lui è stato condannato, condannato in primo grado con l'aggravante mafiosa a otto anni, quindi era effettivamente quello che io denunciavo anni prima, cioè un esponente del clan in ascesa. La madre, questa mafiosa, è uscita di casa e mi ha dato un cazzotto rompendomi la mandibola. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi sempre più i giornalisti sono esposti a questo tipo di aggressioni, primo perché non tutti i giornalisti fanno il loro dovere. Quindi quando c'è uno che si espone e va, per esempio, nei quartieri dove la mafia comanda, Vuol dire che ce ne sono altri 50 che non lo fanno. Quindi l'anomalia diventa il giornalista che va nel territorio, che ritiene, come io lo ritengo, territorio dello Stato e non accetta che quel territorio sia sotto il dominio mafioso. Quindi io ho proclamato con delle domande pubbliche, ho proclamato delle verità che nessuno diceva per strada, la gente aveva paura. E questa Boss è stata condannata con l'aggravante mafiosa per questa aggressione fisica, per le lesioni aggravante mafiosa e minacce di morte, mi ha minacciata di morte. Io sono nell'elenco eh, dei cronisti minacciati eh, del Ministero dell'Interno e sono attenzionata per la sicurezza. E questo è problematico perché... In realtà è un'anomalia che un giornalista debba esporsi in questo modo per fare un'inchiesta. Che cosa accade? Che non ci sono delle leggi che in realtà tutelano i giornalisti. Il giornalista chi è? È una persona che si espone pubblicamente per servire i cittadini. Cioè io divento un simbolo perché pongo domande, faccio delle inchieste pubbliche, ma per motivi di servizio pubblico, quindi sono esposto come quasi un ufficiale di servizio pubblico, certo. divento un simbolo, divento un obiettivo da colpire e attraverso eh, diciamo, l'aggressione fisica le persone che aggrediscono riescono a, ad andare alla ribalta delle cronache, a diventare dei pro protagonisti negativi di una cronaca nera. È un fenomeno che sta dilagando, preoccupante. Ecco, ma non c'è un salto proprio di qualità rispetto io sono molto impressionato dalle manifestazioni Novax che non sono eh, sì. animate da personalità criminali in parte ce ne sono tant'è vero che alcune stanno no. nelle patrie galere però di persone che insomma eh, hanno questa propensione a eh, vedere le telecamere i taccuini, come dei nemici ecco questo è, è, una, è un dato culturale molto preoccupante certo perché diciamo ehm, in generale il, il giornalista esponendosi pubblicamente facendo domande registrando diventa obiettivo di violenza perché viene vissuto come un elemento invasivo, quindi come uno che rende pubblica una realtà che deve rimanere nascosta. Se pensiamo in Germania con il movimento neonazista, pensiamo a tutti i colleghi tedeschi che sono stati aggrediti, eh, gli hanno distrutto telecamere, fotografie, sono stati... Eh, aspettati sotto casa da questi elementi criminali e questo è un fenomeno mondiale, internazionale e nazionale che purtroppo è sotto gli occhi di tutti e i giornalisti devono essere tutelati perché se un giornalista viene intimidito il risultato domani sarà che nessuno andrà nei quartieri per esempio di mafia a porre domande e non saprete più nulla. Certo. Don Aniello, eh, che in questi quartieri vive, eh, volevo continuare sulla, sulla scorta del ragionamento che facevo prima, peraltro. Ehm, ha scritto appunto un libro a cui faceva riferimento, Gesù è, forte, è più forte della Camorra, edito nel 2018 da Europa e edizioni. Io da questo libro traggo una frase per porre una domanda. Le esistenze facocitate dalla criminalità vanno raggiunte con paziente disponibilità, affiancate nel dolore, sostenute individualmente. Ecco, il tema del sostegno individuale significa che le istituzioni in quei contesti sono destinate a fallire? Devo, devo a malincuore anche con tristezza, devo affermare dalla mia esperienza che lì lo Stato praticamente fa solo opera di repressione. È vero, va riconosciuto alla scuola, in quei territori, a Scampia, un grosso valore educativo, un grosso valore di contrasto alla mentalità e al, uh, e al messaggio che viene dalla, dalle organizzazioni criminali. E vengono fagogitate, quindi vanno accompagnate, vanno sostenute. Ora è importante che lo Stato non si fermi solamente ad un'azione repressiva, ma punti anche ad un'azione preventiva. Io nel mio libro parlo... Non solo di antimafia dei professionisti della legalità, i cosiddetti tante volte, ma parlo anche di anticamore delle opere. L'anticamore delle opere che punta, che punta soprattutto a realizzare, a dare corpo a due elementi fondamentali che possono essere un contrasto efficiente eh, della criminalità, della, camorra, della criminalità organizzata: è la cultura e il lavoro. Sì, il lavoro. Eh, il lavoro, cioè, il lavoro. Eh, droga e camorra sono la morte della città di Napoli, ma legalità, eh, io dico anche Vangelo, e lavoro sono le uniche condizioni per ridare a Napoli dignità, ma anche per contrastare, per contrastare la criminalità organizzata. E questo darebbe anche forza e coraggio ai tanti cittadini napoletani che vorrebbero, vorrebbero denunciare, no? vorrebbero contrastare a loro modo la criminalità organizzata. Ma voi, ma voi perché eh, lo Stato è la giustizia è lenta, lo Stato è assente, non tutela i cittadini? Ma anche perché non essendoci il lavoro, molti giovani sono fagogitati, sono ammaliati da queste sirene, sirene fascinose perché è della de, 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 de camorra che dà lavoro, che dà da mangiare. L'azienda la, la, che fa, eh, che fa più, più ricavi, più proventi a Scampia è la criminalità organizzata. Pensiamo che in Italia le, le organizzazioni criminali eh, fanno ricavi che ammontano a più di 350 miliardi di euro, voglio dire... Quindi sono, sono, una, sono uno Stato nello Stato. Ecco, è importante battere sulla cultura e sul lavoro. Poi, certo, eh, le associazioni, ma anche le parrocchie, la scuola, eh, fanno, io dico fanno, non devono farlo, lo fanno: fanno una grande opera educativa eh, di, di sostegno, di accompagnamento per indicare ai ragazzi, ai giovani che una vita diversa è possibile, che eh, un'alternativa a quella che eh, le tante famiglie di Camora, che sono poi il 25% a Scampia, eh, propongono come, come obiettivo della propria vita, come soluzione e risposta ai bisogni primari. Certo. Eh, Generale Pellegrini, lei qui a Pescara rincontra al Premio Borsellino anche Luigi Savina che è stato il eh, dirigente della squadra mobile di Palermo, in, negli, anni, negli anni appunto di Giovanni Falcone, eh, l'uomo che insomma, ha raccontato come è riuscito anche a eh, catturare molti boss eh, di grande eh, livello. Eh, lei nel suo libro parla della grande collaborazione, il libro che abbiamo intravisto prima e che adesso la regia ci propone, della grande collaborazione che ci fu, eh, pioneristica direi, tra le forze dell'ordine grazie a Giovanni Falcone, al pool al pool eh, di Palermo. E, peraltro oggi siamo in festa perché eh, ad ottobre del 91 30 anni fa, nacque la direzione investigativa antimafia e questa è stata un'altra grande intuizione di quegli uomini ed è sopravvissuta la direzione investigativa antimafia e ha ottenuto dei risultati eh, negli anni ed è una istituzione eh, tra le più importanti della nostra sicurezza. Questo grazie appunto a quelle Sperimentazioni di coordinamento tra forze dell'ordine che nacquero proprio a Palermo in quegli anni. Ecco, ci racconti, ci racconti quello spirito, ci racconti come polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine collaboravano invece di eh, intralciarsi nelle indagini per battere la criminalità organizzata. Sì, è vero, è vero perché in quegli anni, quando a Palermo era scoppiata la guerra di mafia, la cosiddetta. Seconda guerra di mafia, quando i Correlonesi aggredirono le famiglie mafiose per l'Armitane. Voi dovete pensare che c'era un omicidio al giorno? E ci guardammo bene negli occhi, ci guardammo in faccia e incominciamo a dire ma forse è bene che mettiamo a fattor comune tutto quello che riusciamo a sapere, quello che riusciamo a fare, quello che riusciamo a svolgere con le nostre indagini, a comprendere con le nostre indagini e Falcone divenne il punto di riferimento per questa indagine sulla, su Cosa Nostra siciliana perché Falcone quale giudice istruttore in pratica portò verso l'ufficio istruzione e non era una cosa normale perché come si sa la polizia giudiziaria dipende dalle procure della Repubblica, non dipende dal giudice istruttore, però portò nell'ambito dell'ufficio istruzione e incominciò a, a chiedere a Polizia e carabinieri, e in particolare alla sezione anticrimine di Palermo e alla sezione investigativa che aveva come dirigente Ninni Cassarà, incominciò a chiedere ad esempio i riscontri su quello che veniva detto da qualche collaboratore oppure cominciò a chiedere attraverso le deleghe di approfondire quello che lui riusciva a tirar fuori dai fascicoli processuali e si creò questo, questa veramente questa collaborazione strettissima. Io racconto nel libro, ad esempio, che a un certo punto ci guardammo negli occhi e, e, e abbiamo detto: è inutile che corriamo appresso a tutti i killer che ci sono in giro per Palermo, a tutti coloro che sparano, a tutti coloro che sono gli autori materiali dell'omicidio. Cerchiamo di sapere qualcosa in più. Cerchiamo di fare un salto di qualità. Cerchiamo di sapere le motivazioni di questa guerra antimafia. Cerchiamo di conoscere chi c'è realmente dietro la guerra antimafia e ci siamo messi d'accordo e cominciamo a lavorare insieme ma proprio materialmente insieme con Nini Calzarà ci incontravamo la sera in un ufficio che veniva lasciato libero dalla Criminal Poll di Palermo e lì cominciamo a scrivere, a mettere il nero sul bianco chi dettava, chi portava i fascicoli, chi riguardava, chi correggeva e una collaborazione strettissima e Abbiamo, è stata una Ci racconta qualche cattura che siete riusciti? Qualche indagine andata a buon fine. Eh, dico, proprio sì. per questo dico, è stata una collaborazione vincente. Perché ci fu il primo rapporto dove parlava, si parlava di mafia, non si parlava più del mafioso Tizio e Caio, si parlava dell'organizzazione mafiosa. Un rapporto dove non si parlava degli omicidi, dei singoli omicidi, si parlava del per quale motivo erano stati commessi tanti omicidi a Palermo, per quale motivo era scoppiata la guerra, Poi, e soprattutto si parlava come era strutturata la mafia. Perché quando io sono arrivato a Palermo nel 1981 e chiedevo in giro per sapere, io venivo dalla Calabria quindi conoscevo un po' di Indrangheta, però di mafia ne avevo, parlato, digerito, le avevo letto molto poco, cominciai a chiedere ma scusate ma la mafia com'è fatta? È come in Calabria che sono varie famiglie che poi si consorziano? No, eh, qui, ma qui la mafia non è che una struttura. Qui ci sono i mafiosi, ogni quartiere c'è il suo mafioso, il capo della famiglia mafiosa, il quale chiede la mazzetta, fa le estorsioni, mette pace, eh, fa le assicurazioni ai negozianti, ma non c'è una struttura mafiosa. Bene, partendo da lì e partendo dal primo rapporto, che è eh, rapporto che ormai se ne parla da tante parti: Greco Michele più 161, venne fuori la cupola. Voi pensate che Greco Michele venne messo come capo della CUP? Greco Michele era una persona distinta, una persona, era un proprietario terriero di vasti appensamenti di a Ciaculli. Lo mettemmo là perché riuscimmo a scoprirlo, riuscimmo a avvicinare delle persone che ci confidarono. Perché la gente cominciò ad avere una certa fiducia, o almeno una parte delle persone cominciò ad avere una certa fiducia negli investigatori. E quello fu il primo rapporto che poi confluì in quel contenitore gigantesco che divenne il Maxi Processo. E dobbiamo pensare anche che in dieci anni, grazie a queste guide dei magistrati del pool antimafia, grazie alla nostra voglia di collaborare, di fare qualcosa di effettivo, di dare qualcosa di concreto ai magistrati, in dieci anni si passò dalla mancata esistenza di una struttura mafiosa. Al maxi processo, alla sentenza definitiva della Cassazione e ricordo benissimo i giornali che pubblicarono cosa nostra esiste. Cioè si diceva dieci anni prima Era che, non esisteva, titolo, che non esisteva, che non c'era proprio, insomma. Certo, no? certo, certo. E questa è una. E poi c'è fu il rapporto, il primo rapporto con la legge antimafia, un rapporto dove non si parla più di delitti assolutamente. Si parla solamente del potere mafioso che condizionava il comportamento dei cittadini, che condizionava il comportamento degli imprenditori. C'era un'impresa che vendeva calcestruzzi a Palermo, vendeva calcestruzzi a prezzo superiore alle altre imprese che vendevano calcestruzzi. Ma tutti si rifornivano lì, tutti i costruttori, tutte le imprese di costruzione si rifornivano là, perché rifornirsi là voleva dire primo non subire attentati e secondo farsi l'assicurazione, insomma. No? pagavano di più che da altre parti. E quello è un rapporto dove non si parla di nulla, e si parla di una, un, un episodio bellissimo. Stavano acquistando, c'era una società che acquistava i terreni, una, tutta una zona di terreni agricoli, perché volevano fare una speculazione di diritti e costruire un parco. E allora eh, era rimasto un solo contadino. Gli altri avevano tutti venduto e pagavano regolarmente il valore del terreno. Questo contadino aveva detto all'azienda no, io non, non, non lo mendo perché questo terreno me l'ha lasciato mio padre, io vado a coltivarlo, a zapparlo, mi raccolgo qualche frutto. Ormai sono vecchio, mi passo quando i miei figli morirò io, i miei figli potrebbero che lo venderanno, ma io non lo vendo. E questo insisteva. Guarda che sei solo tu che non ce l'ha dato, non possiamo partire con queste costruzioni se tu non ci dai questo terreno. E un giorno andò, questo rappresentante. di dei costruttori e disse: Guarda, facciamo una cosa. Siccome io non, voglio, non posso fare brutta figura con Don Saro, ti regalo 5 milioni. Oltre il valore del terreno, ti regalo 5 milioni. Basta e me lo dai. Io 5 milioni non lo voglio e il terreno non te lo do. E non insistere. Andò a casa e disse ai figli: Ma guarda questi qua che continuano a insistere e mi dicono pure che interessa a Don Saro. I figli, subito, ma. Ma papà stai scherzando? Come sto scherzando? Ma tu lo sai chi è Don Saro? Don Saro è Don Saro ricco Riccobono, è il capo qua. Lo sai che succede? Ti ammazzano e, tu, e noi dovremmo vendere il terreno. Dai subito. E lui scappò di corsa, andò dal rappresentante dell'azienda e disse: Senta, ho capito, chiedo scusa, ho sbagliato, anzi, per rispetto, quei 5 milioni che mi ho offerto in più. Non li voglio neppure. Ecco, questa, questa, è è mafia. Mafia. Questa, questa è la mafia. Questa è la vera mafia. Questo certo. è il 416 bis. Certo, che nacque proprio da quelle indagini. Grazie generale. Noi ci fermiamo per la seconda pausa. Ora andremo a concludere parlando della mafia di oggi, perché esiste ancora cosa nostra. A tra poco. Siamo tornati in studio per la parte conclusiva del nostro incontro con i premiati del Borsellino, 25esima edizione. E, mh, volevo chiedere a Maria Grazia Mazzola, tornando alla contemporaneità, ecco, abbiamo sentito eh, delle storie davvero interessanti eh, per chi non conosce quegli anni. Ma oggi eh, il tema della criminalità organizzata è un tema di secondo piano nell'agenda eh, della comunicazione. Eh, ci sono delle operazioni eh, anche quotidianamente che smantellano dei clan, arrestano eh, personaggi. Eh, però, insomma, l'idea di una guerra di mafia sembra ormai rimossa in qualche modo perché non ci sono stati quegli episodi di quegli anni. Questo significa che Cosa Nostra, eh, la camorra, l'andrangheta e eh, la. Ehm, Insomma, la criminalità organizzata eh, della Sacra Corona Unita sono, sono organizzazioni dormienti o sono organizzazioni in piena attività anche al di fuori dei territori originari? L'epilogo delle stragi ha dimostrato eh, che diciamo, non conviene alle organizzazioni criminali mafiose contrapporsi eh, fisicamente eh, contro lo Stato, perché tutti i capi... Di Cosa Nostra, tranne Matteo Messina Denaro, sono in carcere condannati all'ergastolo. La eh, tecnica che invece paga e che porta buon frutto nell'organizzazione criminale è questo inabissamento, questa tecnica della mafia silenziosa che evita di sparare. Ma che fa? Tantissimi affari, c'è un fiume di cocaina che ha ehm, invaso il mercato nazionale, internazionale e mondiale e le mafie sono sempre più ricche, sono sempre più forti. Ho fatto un'inchiesta in Europa, uno speciale TG1 dal titolo Euromafie che dimostra come dal porto di Rotterdam, in Olanda, ogni minuto sbarcano navi dal Sud America con tonnellate di cocaina. Questo vuol dire che le mafie si stanno sempre più trasformando in organizzazioni che somigliano alle mafie sudamericane, eh, spacciano, trafficano e stanno, hanno un fiume di denaro da investire. Per esempio in Olanda si consociano tra di loro, per esempio si è scoperto del connubio tra Ridu Antaghi, capo della mafia, della Mocro mafia olandese, e il broker eh, del, degli amici della Camorra, eh, quindi degli scissionisti, Raffaele Imperiale, che da Dubai erano in affari creando un cartello in Europa proprio sulle droghe. Ora, tutte queste informazioni non si sanno se non si fanno le inchieste di mafia sul piano europeo, perché è ovvio che è redditizio per le mafie investire in Europa e anche i cartelli sudamericani stanno acquistando e rilevando società immobiliari e finanziarie, acquistando ristoranti, pizzerie proprio in Europa, dove non esistono le leggi antimafia che abbiamo in Italia perché un elemento da denunciare, sul quale riflettere, è che noi abbiamo un mercato comune europeo, una liberalizzazione dei capitali e, delle, e degli affari e del commercio, ma non abbiamo una legislazione antimafia comune che consente e che... Agevola l'organizzazione mafiosa che considera l'Europa una sorta di far west e di prateria dove pascolare liberamente. Sì. come si è trasformata invece la Camorra nei quartieri che le conosce di più a Napoli, Scampia, Secondigliano un po' anche l'immagine che ne abbiamo visto in Gomorra sta uscendo la, la nuova serie eh, l'abbattimento delle vele insomma un segnale importante in questo eh, ultimo periodo eh, lei ha percezione di una trasformazione di un salto di qualità di, non è più quella mafia lì? ma certo si è ammazza di meno anche se alcuni, alcuni clan... Eh continuano nella modalità antica, quella di eh, farsi guerra fra di loro per un fazzoletto di territorio, quindi poca roba. C'è, e quello che ho notato ritornando, eh, è che la, la, le numerose, eh, il numero sostanzioso, eno, eh, enorme di, eh, di piazze di spazio, spazio alla luce del sole, eh, sono, sono sparite nel senso che la Camorra ha cambiato la modalità di spaccio, è a domicilio eh, l -l 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 la portina, te, te lo portano a domicilio, quindi c'è una modalità diversa. Anche se devo anche aggiungere che eh, le piazze di spaccio si sono anche ridotte come numero perché. Eh, Grazie anche al contrasto delle forze dell'ordine, si sono spostati in periferia. Caivano, il Parco Verde, ne è un esempio, eh, dove ultimamente anche quel ragazzo che è stato ucciso è stato ucciso perché? per motivi di, di spaccio, eccetera, motivi di droga. E, e quindi questo aspetto è, è, è cambiato, c'è stato un cambiamento. Ma peraltro. Eh, per le, le forme, le modalità eh, di fare ricavi, eh, di controllare il territorio, non è, non è cambiato granché perché il, il pizzo viene ancora chiesto ai commercianti. C'è il grosso problema dell'usura e l'usura la possono gestire solamente, solamente i, i clan di camorra. E è, anche, è, è cresciuto il mercato delle auto rubate, quindi con il cavallo di ritorno. E il Rione dove io vivo è, è, una, è una delle sedi operative di, questo, eh, di, questo, di, questo, eh, atti, di questa attività. E poi c'è una grande dispersione scolastica, grande dispersione scolastica che, che mette Napoli al primo posto in Italia per la dispersione scolastica, questo è un fatto preoccupante e grave. E poi quello che ho trovato è... E a questo, e davanti a tutto questo, un grande silenzio scandaloso da parte delle istituzioni, un abusivismo edilizio che fa spavento. E, lì a Scampia non c'è legge, non c'è stato. La gente si permette anche di abbattere i muri dei primi piani delle case popolari e di costruire dependenza, eh, appartamenti. Eh, sia proprio di solo pubblico, eh, costruisce cam camorristi che costruiscono garage e poi li mettono in vendita. Cioè, è, un, è, un, è un fenomeno, ma così sconcertante, è, è una situazione veramente sconcertante, davanti alla quale lo Stato non interviene. Io in 16 anni come parroco e oggi non ho visto una ruspa, una ruspa che buttasse giù manufatti abusivi. Allora questo è il, è, il, è il grande dramma di questo territorio eh, che non produce cambiamento perché la gente continua a pensare, ad essere convinta che la camorra è più forte dello Stato. Il fatto che non interviene in maniera radicale per dare anche dei segnali forti e dare coraggio anche alla gente significa, significa questo. Lo dico con grande amarezza, le parrocchie, le associazioni e la scuola fa la sua parte. Ma in questo forse lo Stato e gli amministratori, forse anche per. o sono corrotti, o sono corrotti, o sono codardi. Io opto per la prima parte, per la prima affermazione, con grande amarezza. Eh sì, eh, no, una denuncia forte la sua. Come una denuncia forte è anche quella del generale Pellegrini nel suo libro. Abbiamo visto eh, da poco gli esiti del processo della trattativa Stato-Mafia. Ecco, eh, la mafia si sarebbe potuta abbattere, lei dice. Eh, C'è stata una parte dello Stato che non ha voluto condurre fino in fondo questa battaglia. Probabilmente si è andato anche su quel crinale di cui parlava eh, Don Agnello. Eh, lei pensa che eh, questa situazione eh, poi alla fine... Mh, Abbia, abbia prodotto in realtà una sentenza equa rispetto ai fatti che le conosce. Sì, io posso dire che noi, come, riprendendo un po' il titolo e il sottotitolo del mio libro, noi gli uomini di Falcone, perché lavoravamo là, ma c'è un sottotitolo abbastanza pesante, la guerra che ci impedirono di vincere, non che, non che non abbiamo vinto, io ricordo sempre che la casa editrice voleva scrivere che non siamo riusciti a vincere, no, che, non, che non, ci hanno impedito di vincere quella guerra. Beh, sarebbe stato il contrario, un titolo più, del genere. Insomma, abbiamo, rispetto... abbiamo vinto la più grande battaglia contro la mafia, abbiamo scoperto chi erano i capi, abbiamo scoperto l'organizzazione, abbiamo sequestrato, abbiamo arrestato centinaia di persone e nel momento in cui bisognava fare il salto di qualità, e andare a toccare più in alto, hanno messo i bastoni fra le ruote. Cioè, l'hanno messi durante le fasi della gestazione del maxi processo. Hanno tolto a Falcone uccidendo o trasferendo i suoi più fidati collaboratori, e questo lo dice Falcone, non lo dico certamente io. Hanno perseguito Falcone in tutte le attività che faceva. Se Falcone proscioglieva una persona un falso, e rinviava a giudizio il falso pentito che aveva accusato quella persona, veniva accusato di voler fare politica. Aveva prosciolto dei politici e aveva rinviato colui, colui che l'aveva eh, eh, denunciato. Voleva fare politica. Falcone viene addirittura tacciato di voler mettersi in mostra quando mettono una bomba alla daura. Falcone non riesce a essere il sostituto di Caponetto quando Caponetto va in pensione, scelgono un altro magistrato, un altro magistrato che di mafia non conosceva, un magistrato onestissimo ma che di mafia non conosceva nulla. E che succede? Che dopo sei mesi si spalda, si chiude quel, quel pool che era riuscito a, a arrivare al maxi processo. C'è di tutto, qualcuno è costretto addirittura ad andarsene. Ma continua a pensare cosa fare per sconfiggere la mafia. Pensa di mettere in campo la, la, la Procura Nazionale Antimafia, che, dovrebbe, che doveva coordinare, doveva dirigere addirittura tutta l'indagine antimafia. Pensa di creare la DIA. E di questo cosa si è creata? Sì, una procura esiste che coordina i fatti. E la DIA come è stata creata? Come la voleva Falcone oppure è stata creata? Sì, c'è, esiste ma non è quella di Falcone, non è quella che si chiamava in modo non appropriato l'FBI italiana, cioè una struttura alle dipendenze del procuratore nazionale antimafia per fare indagini a livello nazionale e internazionale. Che hanno, cioè, a un certo punto c'è stato l'interesse di qualcuno di non voler distruggere la mafia. Questo interesse c'è ancora. La mafia si è ristrutturata Ormai non è più il mafioso con la Coppola che poi va a reinvestire i soldi partecipando, per esempio, alle aste giudiziarie, e comprando un palazzo all'asta anche per un prezzo superiore al suo valore, ha bisogno di riciclare e ora crea due stadi differenti. C'è il mafioso che fa traffico di stupefacenti e c'è il mafioso che ricicla. Il, prof, mafio, il mafioso professionista, quello col, con la camicia bianca e con la bella cravatta, che deve riciclare. E dove ricicla? Non tanto in Sicilia, perché in Sicilia, bene o male le forze di polizia ormai conoscono i personaggi e quindi c'è il rischio del, la, del sequestro e della confisca dei beni. Va a riciclare in altre parti d'Italia, va a riciclare dove non si vuole parlare di mafia, va a riciclare in quelle regioni che fino a qualche tempo fa dicevano che qui la mafia non esiste, quando per esempio in Toscana c'era il rappresentante dei cartelle colombiani che faceva arrivare in Toscana 50 kg di cocaina ogni settimana e smerciava questa cocaina nel nord Italia. Ma dicevano che in Toscana non esiste la mafia, non esistono i mafiosi. E la stessa cosa in Piemonte e Lombardia. Ora ce ne accorgiamo, ora viene fuori che anche in Piemonte e Lombardia c'è la mafia, in, nel Vento c'è la mafia, però in Europa non c'è la mafia perché l'altra parte che porta soldi fa piacere se in Europa si va a reinvestire e si, fanno costru si costruisce si aprono negozi, si aprono pizzerie si apre auto, fa bene se in Canada si costruisce con i soldi che vengono riciclati dal traffico di stupefacenti, fa bene se negli Stati Uniti ci sono i corrispondenti della mafia siciliana che riciclano i soldi fa piacere, arrivano soldi va, questo va combattuto noi parliamo di una legge europea, qualcuno voleva una legge mondiale per il sequestro dei beni. Qualcuno andava negli Stati Uniti, andava in Canada, proponeva una legge per il sequestro dei beni. E' quello, perché quando noi togliamo i soldi, quando noi azzeriamo quello che hanno guadagnato con le attività illecere, col il traffico di superficie, forse potremmo sperare che la macchina non scomparirà mai. Ma in un certo punto rientri in un posto in cui può essere controllata. Non è più come adesso, che non si sa più quanti soldi ha, non si sa più dove va, non si sa più quello che gira. Ci sono i mezzi. Col computer si trasferiscono soldi, è facilissimo. Nel dark web. L'attività di repressione è sempre più difficile. Certo. Noi cerchiamo di trovare sempre qualcosa di nuovo e loro cercano sempre il modo per far fronte ai, ai rimedi che noi usciamo. Facciamo l'intercettazione con i telefonini. Dopo quattro giorni ce lo pubblicano sul giornale e dopo quattro giorni i mafiosi cercheranno qualcosa di più sofisticato, come, come vecchi tempi. No? Mettevamo la piccola microspia nella macchina e loro ripulivano la macchina perché avevano Generale. saputo, perché avevano pubblicato. Hanno arrestato il latitante perché c'era la microspia. Insomma. Io le faccio l'ultima domanda, proprio perché per questo è il premio di Paolo Borsellino, ma proprio le chiedo una risposta flash perché siamo davvero in chiusura. Che cosa ci poteva essere a suo avviso in quell'agenda rossa che non si è mai più trovata? Ma guardi, questo, questo è un mistero dell'agenda rossa, è un grande mistero, un mistero che non capisco se troverà mai una soluzione. Io so che questa agenda, o almeno la borsa che aveva in auto il giudice Borsellino, è passata per tanti mani. Mi leggevo recentemente proprio le dichiarazioni di qualcuno che aveva, era stato trovato dove l'avevano messa, che era arrivato, però c'era tanta gente che non, non capisco come mai in un, pochi minuti dopo l'esplosione era arrivata sul posto. E questa borsa che girava, la fotografia del collega con la borsa in mano, l'altro che diceva io l'ho vista, vista dentro la macchina, l'ho vista bruciacchiata, poi questa borsa viene portata in un ufficio della Questura rimane lì, nessuno controlla nessuno fa nulla eh, Maria Grazia Mazzola ha condotto diverse inchieste su questo, anche insomma, lo scenario eh, di Via D'Amelio è particolarmente eh, interessante da ricostruire eh, lo ha fatto anche in parte il processo eh, sulla trattativa ecco, che idea si è fatta alla luce di quello che ha eh, raccolto eh, in quanto a fatti relativi a quel allora, giorno? Lo scandalo è che Pochi secondi dopo, pochi minuti dopo, la strage di Via D'Amelio, in un luogo dove nulla doveva essere toccato, tutto è stato toccato. È incredibile che mentre bruciavano le auto, il palazzo era sventrato, ci furono delle persone che andarono a prendere la valigetta, la borsa del giudice. Paolo Borsellino e questa borsa passa di mano in mano e certo attraverso la testimonianza dei familiari di Paolo Borsellino che l'agenda rossa che era l'agenda dove lui annotava tutto tutto tutte le sue considerazioni i fatti i sospetti elaborazioni di indagini e certo attraverso la testimonianza dei familiari che lo videro andare via quel pomeriggio che l'agenda era lì dentro. Fatto sta che fu recuperata questa borsa, tante mani toccarono questa borsa e l'agenda è scomparsa. Con parte della verità probabilmente anche su chi e perché ha ucciso Paolo Borsellino. E io chiudo con Graziano, eh, gli chiedo: eh, noi abbiamo avuto questa sera la fortuna, i nostri telespettatori hanno avuto l'onore appunto di ascoltare queste testimonianze davvero eh, emblematiche eh, di tre mondi diversi che però vivono eh, la stessa eh, condizione di denuncia dell'illegalità e anche di. Eh, lavoro concreto che hanno svolto e che continuano a svolgere, anche incontrando i ragazzi, anche raccontando eh, contro le mafie. Eh, la giornalista con la scheda eh, dritta, il parroco Anticamorra, il eh, generale dei carabinieri. Ma ci sono tanti altri premiati nel Borsellino, nelle varie sezioni. Ecco, rapidamente per ricordare un po' il ventaglio eh, di personalità che eh, hanno contraddistinto questa venticinquesima edizione e che sono arrivate a Pescara proprio per parlare prima nelle scuole e poi nella cerimonia conclusiva di Paolo Borsellino e di questi temi. Grazie. Beh, il, il premio dà questo riconoscimento. In questa venticinquesima edizione abbiamo avuto eh, per livelli, per segmenti, per aree tante personalità. Partiamo da Roberto Lipari, che è un comico, giornalista, ma anche un, un attore, ad arrivare a Don Patriciello. Prima Don Agnello parlava del, insomma, di Caimano, quindi dell'opera che, che lui, anche lui svolge quotidianamente in una terra così difficile. Le personalità sono tantissime, quello che è giusto eh, ricordare è che questo movimento culturale di fatto non, non si arresterà mai, perché si autoalimenta di volta in volta, si autoalimenta con l'impegno delle preziose testimonianze, delle individualità che quotidianamente svolgono il proprio dovere. Ecco, quindi a noi ci piace pensare e più che altro sostenere con fermezza che fin quando ci saranno queste testimonianze, questi eh, esempi, questa potrà essere una società migliore e l'eredità che ciascuno di noi con il piccolo contributo o il grande, il grandissimo contributo fino al sacrificio di se stesso possa restituire alla società eh, sia di fatto un, un impegno per coloro che ereditandola sicuramente faranno la stessa cosa cercando di lasciarla nuovamente migliore rispetto a come l'hanno trovata. Grazie, grazie a Graziano Fabrizi, a Maria Grazia Mazzola, a Don Aniello Manganiello e Angelo Pellegrini. Grazie a tutti voi per averci seguiti e naturalmente la buona notte da tutti noi. Arrivederci.